Abbiamo piacere di ascoltarlo e anche di conoscere, se non oggi, anche in futuro, quelli che sono, diciamo, le sue riflessioni, i suoi giudizi su questi nuovi disegni che abbiamo proposto e che esponiamo qui nella mostra. Grazie a Jörg, a te la parola. Grazie per l'introduzione e anche tante grazie o mille grazie per l'invito e per l'accoglienza molto gentile da parte del professore Angroni, vero? E allora cominciamo. Questa è una parte di un saggio che ho scritto recentemente, del quale è preso questa scheda. Qui si vede un elenco delle principali pubblicazioni sui disegni di Pietro da Cortona dal 1884 fino al 2008, quando è uscita la monografia della quale Sebastiano ha già parlato. Qui nella colonna a sinistra sono elencati gli autori delle principali pubblicazioni sui disegni d'architettura di Pietro da Cortona in ordine cronologico, come ho già detto. Non lo so se può leggere, e non importa leggere tutto questo, ho fatto un marcato di cose principali. Sono elencate le pubblicazioni nei quali sono stati menzionati, illustrati, attribuiti e identificati i disegni per la prima volta e le pubblicazioni con nuove attribuzioni, cioè non tutte le altre pubblicazioni dove sono soltanto menzionati, i disegni sono tantissimi. E le lettere che si vedono, lettera E è un disegno che è soltanto menzionato, A è disegno è illustrato, I è identificato e N è nuova attribuzione. Questo è importante per vedere come la ricerca si sviluppa nel corso del tempo. Le colonne da 1 a 23 sono questi qui in sopra, sono qui c'è la didascalia di tutti i disegni di architettura, sono soltanto i disegni di architettura nel senso stretto, disegni di ornamento. Allora, le colonne di 1 a 23 spiegate nella scala a destra indicano i disegni stessi nell'ordine cronologico della pubblicazione, cioè dai primi disegni di Palazzo Pitti, 1, ecco, questi sono i primi disegni che sono identificati, fino al numero 23, questo qui è un disegno per il Palazzo Pitti, per la Palazzo Barberini, che è stato ritrovato Anthony Blunt a Chatsworth, qui. Nella seconda riga, questa è Zuschreibung, attribuzione, c'è la grande T, che vuol dire tradizione, attribuzione tradizionale, e A vuol dire è un disegno anonimo oppure un disegno con un'altra attribuzione, perché c'è una differenza. Se un disegno ha una attribuzione tradizionale, naturalmente si trova si trova sotto il nome, anonimo non si trova subito, bisogna fare una ricerca speciale. Su questo schema si può fare due osservazioni interessanti. La prima cosa è la ricerca si è concentrata inizialmente sulle attribuzioni tradizionali. Vedi questi? Dove è la freccia? Qui. Tutti questi disegni sono stati attribuzioni tradizionali. E poi soltanto questo è il primo disegno, numero 8, è il monumento a Lille, che è stato per la prima volta attribuito da Anthony Blunt nel 1958. 1958 è il primo disegno attribuito alla Cortona che non aveva una attribuzione tradizionale. E poi, se un disegno è stato menzionato nella letteratura senza illustrazione, rimaneva sconosciuto per molto tempo. L'esempio più ovvio è il numero 22, un disegno di un altare qui, della Biblioteca Nazionale, menzionato già nel 1906, ma
ma soltanto nel 1991 è stato riconosciuto nella ricerca, cioè 85 anni è rimasto, era conosciuto, ma non si è curato di questo. Allora, la ricerca sui disegni architettonici di Pietro da Cortona cominciava con il lavoro erculeo di Pasquale Nerino Ferri, curatore del gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi dal 1871 fino al 1917. Si vede qui Nerino Ferri, è un grandissimo tavolo con tutti i disegni, libri, eccetera. Un interessante, ho scritto qui, questa è la sala del direttore degli Uffizi. Questa immagine l'ho preso da una mostra virtuale che hanno fatto in occasione degli Uffizi, si può vedere su internet, con le rispettive informazioni, molto interessante per capire come queste sono migliaia di disegni che lui aveva catalogizzato per la prima volta. Nei suoi 46 anni di servizio, Ferri ha schedato 100.300 disegni, fra disegni e stampe. Ho fatto un calcolo approssimativo, 46 anni di servizio moltiplicati per 52 settimane per anno sono 2.392 settimane, moltiplicato per 6 giorni ogni settimana sono 14.352 giorni di lavoro, compreso le vacanze e i giorni festivi. Di ciò risulta che aveva compilato 7 cartelle al minimo per giorno. Un lavoro con una disciplina quasi militaristica. Che cosa ha fatto? Nerino Ferri ha fatto questi piccoli, tutti conoscono, intanto perché sono online adesso, questa è la scritta del Nerino Ferri. Tutti questi disegni sono così, piccolissimi, mezzo cartolina postale. Ha scritto il numero, una descrizione, le misure, queste sono le misure, non si può leggere, circa si dice qui, e poi una tecnica e anche l'attribuzione e poi dello stato del disegno danneggiato in questo caso. Lui aveva, come già ho detto, migliaia di disegni e ha fatto una struttura che consiste di quattro categorie: figura, paesaggio, ornato e architettura. E si vedono qui le schede sintetiche dove sono figura, disegni figura, paesaggio, ornato, architettura, e poi sono aggiunte altre due categorie E, esposti, S, Santarelli, per continuare questa schedatura. E qui sono elencate tutti i numeri che Ferri ha messo sotto il nome, sotto l'artista rispettivo, Berrettini, scuola umbra e romana. Umbra perché umbra non si capisce. Toscana, penso io. Allora, Nerino Ferri ha preparato varie pubblicazioni, tra i quali spicca questa a sinistra, sui disegni di architettura, pubblicata nel 1885, cioè 3 anni prima del completare lo schedario dei disegni. Lo schedario dei disegni era stato pubblicato nel 88. In questo indice geografico analitico sono elencati 61 disegni di Pietro da Cortona, mentre nello schedario, come ha detto, è finito più tardi, sono elencati 83 disegni di Pietro da Cortona. Da questi, ho fatto la sintesi qui sopra, di questi 83 disegni schedati
del Ferri come Pietro Arcore, sono quattro disegni attualmente di Pietro Arcore. Tutto il resto è scuola o tutt'altro. E negli Uffizi si è trovato due disegni trovati sotto gli anonimi, cioè che non, Ferri non aveva identificato come Pietro Arcore. Insomma, tra i migliaia di disegni d'architettura negli Uffizi si trovano soltanto sei disegni del Cortona, passando sopra per adesso qualche disegno di decorazione classificati anche nella categoria d'architettura. Che cosa possiamo concludere o dedurre da ciò? Una cosa importante è che Ferri certamente non era un conoscitore, non era un conoscitore che guardava i disegni come opere d'arte di un certo artista, piuttosto era un amministratore come ci ha detto, con una disciplina quasi militaristica. Le sue attribuzioni, se non sono basate su anteriori attribuzioni, e questo è il problema, non sappiamo. E soltanto Anna Maria Petrioli Tofani ha fatto, per così dire, la cosa indietro, cercando quali fondi aveva Ferri per schedare questo schema con le lettere. Le sue attribuzioni, se non sono basate su anteriori attribuzioni, valgono poco o niente. Sotto sua egida non esisteva la ricerca scientifica sui disegni architettonici di Pietro Cordona. È interessante notare che nella prima biografia su Cordona, pubblicata nel 1896 dal canonico Narciso Fabrini a Cortona, non si accennava ai disegni degli Uffizi, neanche al libro del Ferri pubblicato 10 anni prima. Prima monografia senza andare a Firenze. Forse non si poteva consultare l'archivio. La ricerca scientifica sui disegni di architettura del Cortona cominciava soltanto un quarto secolo dopo la pubblicazione della monografia di Narciso Fabrini, dopo la Prima Guerra Mondiale, con due saggi, uno di Gustavo Giovannoni e l'altro di Vittorio Moschini, e un terzo pubblicazione, una piccola monografia di Antonio Munoz. Qui c'è la più recente pubblicazione su Gustavo Giovannoni e qui è l'inizio del saggio del Vittorio Moschini. Non ho trovato un'immagine del Moschini, stranamente, perché è importante qui figura, e esiste anche una monografia su Moschini adesso. Cosa hanno fatto i primi ricercatori? I primi ricercatori, l'architetto Giovannoni, ha scelto la via facile pubblicando solo i tre disegni per il palazzo Pitti che portano vecchie attribuzioni al Cortona e già erano stati identificati da Nerino Ferri. Allora non era una cosa difficile trovare questi disegni, il saggio era abbastanza interessante, ma nel senso di nuova attribuzione non è così importante. E questa pubblicazione del Giovannoni, è un saggio, è rimasto l'unica di lui su Pietro da Cortona. Allora non è entrato più nel campo della ricerca su Pietro da Cortona. Il più giovane Moschini intraprendeva una ricerca più ampia. Aveva scritto una tesi su Pietro Cortona, architetto, all'Università di Roma, che purtroppo non è più reperibile, forse si trovano in archivio, ma non ha fatto la ricerca all'università, ma della quale ha estratto un breve saggio con poche illustrazioni, ma senza illustrazioni dei disegni. Del testo si può giudicare che ovviamente aveva studiato il schedario Ferri, perché menzionava parecchi disegni negli Uffizi, non solo quelli per il Palazzo Pitti che ha già pubblicato il Giovannoni, ma anche altri disegni con attribuzioni tradizionali al Cortona, dei quali poteva identificare le funzioni. Per esempio,
questo a sinistra, ah, questo è mostra, infatti sì, Boschini identificava il disegno per il monumento sepolcrale, siamo nel 1921, a San Lorenzo fuori le mura, e lo schizzo della decorazione a stucco, questo a destra, per la sala di vela in Palazzo Pitti. Però Boschini non era veramente critico e non respingeva le attribuzioni problematiche del Ferri e non era critico riguardante il gruppo di circa 40 disegni in rapporto con il progetto della chiesa di San Firenze, uno è in mostra qui, che Ferri aveva schittato come Cortona. Sappiamo che Cortona ha cominciato questa chiesa, ma tutti i disegni che si trovano negli Uffizi non sono del Pietro da Cortona. Moschini era uno studente di Antonio Muñoz. Muñoz era allora la figura dominante nella ricerca sul barocco a Roma. Già nel 1919 aveva pubblicato il libro Roma Barocca con 355 illustrazioni, che era quasi manuale per il barocco romano a questo tempo e rimane per qualche decade. Qui c'era la più recente, anche una monografia recentissima, 2 anni fa è uscito, 3 anni fa si mostra Muñoz sedente qui a Roma. La cosa più importante della pubblicazione di Muñoz è questo fascicolo che ha pubblicato 2 anni dopo la pubblicazione di Roma Barocco nel 1921, questa piccola monografia sull'architettura di Pietro da Cortona con un breve testo di 12 pagine, 38 illustrazioni nel testo e nelle tavole, tra i quali 10 illustrazioni di disegni. Ho scritto anche qui. Questo fascicolo della serie Biblioteca d'arte illustrata rimase l'unica visione d'insieme dell'architettura del nostro Pietro per oltre 80 anni. Bisogna pensare a questo. Lungo tempo non si è pensato all'architettura di Pietro. Oltre ai disegni già pubblicati nei saggi di Giovannoni e Moschini, Muñoz pubblicava per la prima volta alcuni disegni della biblioteca chigiana che poco dopo fu acquistato dallo Stato italiano, allora era ancora nel Palazzo Aldo Bandini Chigi al Corso e in seguito donato alla Biblioteca Apostolica Vaticana dove ancora oggi si trovano. Si tratta dei disegni per la facciata di Santa Maria della Pace e il progetto di Palazzo Chigi a Piazza Colonna. E se una cosa è illustrata nella letteratura è presente, se non è illustrata non è presente. E qui era presente, per la prima volta è presente. Questi disegni provengono dai volumi messi insieme da Papa Alessandro VII e furono custoditi nella biblioteca di suo nipote Cardinale Flavio Chigi. E questa provenienza ci garantisce che sono dei geni originali. Questo è sempre un punto di riferimento, quale è la provenienza? Un punto. L'altro punto è naturalmente lo stile e la relazione all'opera eseguita. Muñoz inoltre pubblicava un disegno degli Uffizi senza alcun commento, ha illustrato un disegno senza commento che non era stato menzionato né da Giovannoni né da Moschini, ma che Ferri aveva elencato nel suo indice geografico analitico nel 1885 come Bellettini, ma col punto interrogativo. Si tratta di questo disegno appena di mezza facciata di chiesa. Passando inosservato nella ricerca da allora, questo disegno ha attraversato una straordinaria carriera. Nel 1969, cioè nell'anno della celebrazione del terzo centenario della morte di nostro Pietro, l'architetto fiorentino Francesco Gurrieri menzionava il disegno brevemente nel contesto delle sue ricerche sulla chiesa di San Firenze a Firenze. Questa sua idea
però non fu accolta dalla critica, perché i progetti per la Chiesa di San Firenze non hanno niente a che fare con questo disegno. Più ricco di conseguenze invece fu l'intuizione dello storico dell'architettura Carlo Cresti, anche lui fiorentino, che nel 1990 proponeva che questo disegno potrebbe essere una idea per la facciata dell'uomo di Santa Maria del Fiore di Firenze, di Cortona naturalmente. Questa suggestione fu accolta da altri studiosi che hanno adottato vari argomenti storici riguardanti l'idea del Granduca Ferdinando II di chiedere un tale disegno dal Cortona, chi, tra l'altro, era implicato in altri compiti riguardanti l'uomo. Non si può escludere definitivamente che Cortona infatti ha preparato un disegno per la facciata del Duomo, sebbene mi pare poco probabile riguardante le circostanze storiche. E non si può negare che il disegno in questione, questo disegno, può essere messo in relazione con la facciata dell'uomo, riguardante le proporzioni della struttura architettonica, come dimostra la sovrapposizione del disegno al rilievo del fronte di Santa Maria del Fiore pubblicato da Mario, dove è? Mario del Proprio della Chiesa, ecco, tratto dal tuo libro, ho visto subito, credo. Allora, la questione, risulterebbe di ciò che il disegno è del Cortona? Sono due possibilità di controllo. Uno riguardante la tradizione dell'attribuzione e l'altro riguardante lo stile del disegno. Per quanto riguarda l'attribuzione del disegno, l'attribuzione bisogna guardare lo schedario Ferri da vicino, nel quale si rivela che inizialmente Ferri aveva schedato il disegno semplicemente come schizzo della metà di facciata per chiesa. Qui, schizzo dalla metà di facciata dalla chiesa. L'altro è aggiunto da un curatore più tardi. E poi, ignoto del secolo, punto interrogativo. In un secondo momento aveva aggiunto sotto con matita blu cigoli, punto interrogativo, e in un terzo momento ha scritto sempre con matita blu peretini, punto interrogativo. Le altre aggiunte della scheda in matita nera sono state fatte da un curatore dopo la pubblicazione del saggio del Guerrieri, che avevo menzionato nel 1969, che si dice schizzo per metà della facciata della chiesa di San Firenze. Fatto molto economico. Sì? Nel libro d'inventario, questa è la fotografia della rispettiva pagina del libro d'inventario degli Uffizi, si vede, numero 2921, schizzo della metà di facciata per la chiesa, altezza e larghezza. Questo numero, sono questi grandi libri d'inventari con tutti elencati secondo il numero, è stato fatto dopo questo Catalino. Sì? E qui si può vedere il discorso nella mente di Ferri, e qui si vede soltanto il risultato. Allora, questo stato della schedatura negli Uffizi vuol dire che non si tratta di un'attribuzione vecchia di questo disegno, o vecchia o tradizionale, ma di un'attribuzione del Ferri, e anche Ferri non era tutt'altro che sicuro della attribuzione. E che cosa dobbiamo pensare sulle attribuzioni del Ferri in generale? Ho già detto sopra, in altre parole, questa attribuzione del Ferri è gratuita, non ha un valore da riferirsi ad essa. Questo è il punto della ricerca sugli archivi degli Uffizi, e poi naturalmente
secondo metodo dell'analisi e il metodo dell'analisi dello stile. Bisogna prendere due punti in considerazione di vista. L'uno riguarda il carattere del disegno in generale e la qualità delle linee eseguite con la penna. E qui si può osservare che il disegno della facciata di chiesa è eseguito molto fluidamente, mentre nei disegni del Cortona le linee sono più marcate. Qui, per esempio, da. E poi il tratteggio parallelo, abbastanza schematico nelle aperture, cioè nelle porte e nell'oculo, nell'alto del disegno della facciata, non trova riscontro in nessun altro disegno del Cortona. Questo carattere calligrafico qui non ho trovato in altri disegni. Allora è molto difficile dire sia per il Cortona. E poi un altro metodo di confronto è esaminare i dettagli, cioè le figure sui timpani. I due esempi di sopra sono del Cortona, che come pittore sa come schizzare una figura umana sdraiata su un timpano. Le figure sul timpano a destra, qui, sono schizzate da un architetto senza pratica di disegnare figure umane sul timpano. È quasi una scarabocchiatura. Questo, si vede, qui sono le figure sdraiate sul timpano, questo è il disegno che ci ha mostrato a Augusto, vediamo dopo il disegno di Monaco, e qui è il disegno che mostra del Palazzo Pitti, e questo, anche questo mostra quando Cortona fa un schizzo, fa una massa, questo è tutto, non posso capire per Cortona, la grafica. Bene, allora questo disegno purtroppo bisogna cercare, forse si trova un altro disegno per la facciata del Duomo. Dopo le prime pubblicazioni sui disegni d'architettura di Pietro Cortona, nell'inizio degli anni 1920, non sono uscite altre pubblicazioni italiane per 40 anni, dal 1921 al 1961. 40 anni Pietro da Cortona, architetto, non era esistente nella ricerca su Cortona, architetto in Italia. Gli autori delle prime pubblicazioni hanno lasciato il campo. Boschini è ritornato a Venezia e ha pubblicato esclusivamente sull'arte veneta, tante cose, mentre Munoz e Giovannoni si sono più interessati nei progetti del nuovo regime fascista. C'erano alcune minore pubblicazioni, si può guardare qui è Giovannoni, Munoz, Moschini, sono altre pubblicazioni. Poi viene da parte da 38 a 58, non c'è niente, neanche l'internazionale. C'erano alcune minori pubblicazioni delle studiosi stranieri fino alla fine degli anni 30, ma poi c'è un'interruzione di 20 anni, da 38 a 58, senza dubbio naturalmente parzialmente a causa della guerra mondiale. Le ricerche sul nostro Pietro sono state riprese in occasione della mostra organizzata da Alessandro Marabottini e Luciano Berti nel 1956, e qui si vede il catalogo. In questo che teneva a Cortona e a Roma. In questa mostra sono stati aggiunti ai dipinti 21 disegni agli Uffizi e dal Gabinetto Nazionale per la Grafica a Roma, tra i quali 5 disegni d'architettura. 3 di questi disegni erano ben conosciuti, cioè 3 disegni con riferimenti al Palazzo Pitti che ci ho mostrato, e 2 studi di porte con attribuzioni tradizionali ma sbagliate al Cortona. Insomma, tra i 21 disegni
7 attribuzioni tradizionali, cioè un terzo erano sbagliate, e tra i disegni d'architettura addirittura 40% erano sbagliate. Non si può dire che era una pagina gloriosa per Livia Bianchi, la direttrice di uno dei maggiori gabinetti dei disegni di Roma, che ha fatto questa scelta, ha fatto con la mano sinistra, ovviamente. Naturalmente non posso illustrare in questa sede la storia di tutti i disegni elencati in questa tabella. Devo fare riferimento al mio saggio uscito poco fa, qualche settimana fa, nel giornale In Situ, Zeitschrift für Architekturgeschichte. Perciò mi limito al caso più dibattito, cioè il noto spaccato della chiesa alla grafice Samnon di Monaco, che è stato per la prima volta scoperto e pubblicato da Harald Keller nel 1938, e Keller nel 1061 ha finalmente fatto il primo saggio su questo disegno. Si vedono qui le diverse pubblicazioni su questo disegno. Questo disegno reca sul verso una attribuzione vecchia a Piero la Cortona, ma fu custodito in una scatola con disegni architettonici anonimi. Fu scoperto dal conservatore Hans Weyrauch, che era allora alla Grafische Sammlung di Monaco e più tardi il direttore del Bayerische Nationalmuseum, e questa scoperta fu segnalata a Harald Keller. Harald Keller allora era giovane docente all'Università di Monaco e prima era dal 1930 al 1935, era borsista e assistente alla Biblioteca Graziana a Roma. Nel 1938 Keller teneva un discorso su questo disegno alla Kunstwissenschaftliche Gesellschaft di Monaco, che fu pubblicato in riassunto nello stesso anno, 1938, è conosciuto, ma senza illustrazione, ma poi è durato 23 anni fino al 1961, quando pubblicava un saggio dettagliato elaborando l'ipotesi che si tratta di un primo progetto per la chiesa dei Santi Luca e Martina. Ecco il disegno, ecco una scultura del giovane Harald Keller. Già nella prima pubblicazione del 1938 Keller era sicuro che si tratta di un progetto per la chiesa dei Santi Luca e Martina. Cito poi dal saggio del 1961, cito: l'identificazione del foglio non offre difficoltà a nessuno chi conosce solo superficialmente la topografia di Roma. Molto self-assured. Keller, non si preoccupi della differenza tra la struttura di questo progetto e la chiesa di Santa Luca e Martina, e anzi ipotizzava che si tratta dei progetti per le tombe dei Barberini. Qui a Barberini dice che questa scultura è la scultura del Bernini, che Bernini ha fatto per Campidoglio, e questi sono gli altri Barberini che sono anche con tombe. Dal 1948 professore ordinario alla Università di Francoforte, Keller era un pezzo grosso, particolarmente nella ricerca sull'architettura barocca. Sua parola aveva un certo peso. L'anno dopo, 1962, Erich Huber pubblicava il discorso tenuto per la abilitazione su un gruppo di disegni della collezione Bertarelli a Milano, che sono ovviamente in rapporto al disegno di Monaco, sebbene non sono disegni originali, ma piuttosto copie, probabilmente da disegni originali perduti. Le lieve varianti rispetto al disegno di Monaco facevano pensare che si tratta di un progetto poco anteriore a quello rappresentato nel disegno di Monaco. Trascuro qui l'argomentazione dettagliata per solo mettere in rilievo che Uvala
accettava completamente l'ipotesi del Keller riguardante il disegno di Monaco, che si tratta di un progetto per San Luca e Matina e un mausoleo per i Barberini. Allora Ubala era docente all'Università di Monaco, ma presto diventò un professore ordinario a Kiel e a Würzburg, e anche lui era un pezzo grosso nella storia dell'architettura barocca. Quando due pezzi grossi, Harald Keller e Erich Ubala, sono d'accordo sull'interpretazione del disegno di Monaco come progetto per la chiesa di Santa Luca e Martina, è assai difficile sviluppare un'interpretazione alternativa. Ciononostante, il più giovane Karl Nöles ha accettato la sfida, indicando una papilla ottica nelle argomentazioni dei due maggiori colleghi, cioè lo stemma sopra la tomba papale nel centro del disegno, qui nel cerchio rosso. Infatti, questo stemma era stato totalmente trascurato da Keller, non menzionava niente che c'è, mentre Ubala sosteneva che lo stemma sarebbe illeggibile. Nöles invece riconosceva una certa figurazione nel campo dello stemma, cioè tre bande oblique in alto che corrispondono alla figura araldica del Papa Gregorio XV Ludovisi. Questa parte di sopra, mostra subito. E qui si vede il convegno nel 1969, questa sede qui. Sì. Inoltre, Nöles ha percepito una figura difficile da identificare o decifrare nella parte inferiore del campo della stella. Ho visto che c'è una parte superiore qui e ho visto che c'è una parte inferiore. Poi ha fatto una conclusione fatale, argomentando che questa figura non può significare la colomba dei Pamfili, l'unico stemma papale del Seicento che consiste di tre bande in alto e una figura sotto. Perché? Sono le argomentazioni del Nöles, perché altrimenti bisognerebbe datare il disegno nel pontificato di Innocenzo X. E questo non è possibile, sì. E il rapporto con Santa Luca e Martina. Nöles era condizionato dalla ricerca precedente e non analizzava criticamente l'ipotesi espressa da Keller e Ubala, ma continuava la loro strada mettendo il disegno in rapporto a Santa Luca e Martina. Conseguentemente, il primo progetto per la chiesa dell'Accademia di San Luca va datato nel pontificato di Gregorio XV, dal 1621 al 23. Curiosamente, tutti hanno accettato questa ipotesi, ed alcuni l'accettano ancora oggi. Questa fotografia, o dall'ascito di Nöles, è una vera fotografia che ha pubblicato nel suo libro. Ognuno ha potuto vedere che mostra che questo stemma deve essere qualcosa, ma tutti hanno creduto l'ipotesi di Nöles. Strano, molto strano. Anche Anthony Blunt, nella recensione del volume su Santa Luca e Martina, pubblicato da Nöles nel 1970, condivideva l'ipotesi presentato con un sacco di documenti, questa è l'importanza del libro di Nöles, un sacco di documenti inediti e argomentazioni verbose. Solo 10 anni dopo, nella recensione del libro su Borromini e l'oratorio di San Filippo Neri di Joseph Connors, Blunt esprimeva dei dubbi. Lo studioso richiama l'attenzione sullo stemma sopra la tomba papale, che oltre alle tre bande oblique nella parte superiore, indubbiamente contiene una figura nella parte inferiore, e perciò chiaramente non può essere quello dei Ludovisi, ma dovrebbe significare la colomba dello stemma dei Pamfili. Questo qui è
Ok. Allora, per Antony Blunt la conclusione più ovvia era di mettere il disegno di Monaco in rapporto alla progettazione della chiesa di Santa Agnese in Piazza Navona. È l'unica chiesa di questo tipo costruita dai Pamphili accanto al loro palazzo di famiglia. La struttura della chiesa nel disegno di Monaco è più conforme a Santa Agnese che a Santi Luca e Martina. Infatti, Santi Luca e Martina è fondamentalmente diversa. Ha la pianta a croce greca con quattro pennacchi collegando la crociera alla cupola. Il disegno di Monaco e di San Agnese invece concordano riguardante lo spazio cilindrico nel centro con le cappelle adiacenti sormontato dalla cupola. Santi Luca e Martina, quattro pezzi, e qui c'è lo spazio cilindrico nel centro, come qui. Inoltre, in San Agnese fu previsto la tomba del Papa Innocenzo X, da prima nella cappella del transetto destro, poi nel transetto sinistro, per finalmente essere eretto sopra la porta principale da Giovanni Battista Maini nel 1729. L'ipotesi del Blunt non fu accolta prontamente dalla critica. Quando nel 1983, poco prima della sua morte improvvisa, Blunt mi chiedeva di collaborare con lui per la monografia sull'architettura del Cortona, ho naturalmente accettato i suoi argomenti, che in ogni tanto erano più convincenti che l'ipotesi di un rapporto del disegno di Monaco con Santi Luca e Martina. Ho aggiunto due argomentazioni, cioè primo, non c'è nessun indizio che il Papa Gregorio XV Ludovisi avrebbe mai avuto l'intenzione di trasformare la chiesa dell'Accademia in un mausoleo familiare. E secondo, all'inizio degli anni 1620, Cortona non era in grado di presentare all'Accademia un progetto così ambizioso per una nuova chiesa. Una nuova proposta, la proposta decisiva, devo dire, fu fatta da Elizabeth Keane in occasione della grande mostra dei disegni architettonici del barocco in Stoccardo nel 1993. Analizzando dettagliatamente il disegno di Monaco, la Keane arrivava alla conclusione, espressa molto cautamente, che, traduco le parole, che sarebbe possibile che questo disegno, questo foglio non potrebbe rappresentare il primo progetto per San Luca, ma piuttosto un progetto per il mausoleo dei Pamphili. Molto cauto ma decisivo. Ho scritto in tedesco qui sopra. Sarebbe possibile che questo foglio, sì? Benissimo. Ecco, la Kiev menzionava le iniziative per la costruzione di una cappella funeraria dei Pamphili e indicava il disegno del Borromini dell'Albertina che prevedeva un mausoleo familiare aggiunto al transetto destro della Chiesa Nuova. Questo disegno era già stato pubblicato nella prima monografia sul Borromini di Eberhard Hempel nel lontano 1924, ma nessuno si è accorto della sua importanza. Neanche quando fu pubblicato di nuovo e discusso più dettagliatamente di Joseph Collers nella sua monografia sull'oratorio, uscita nel 1980, nessuno riconosceva il rapporto col disegno di Monaco, sempre nell'ambiente dell'Accademia, del San Antonio. Dopo esitare un po', ho accolto pienamente l'ipotesi della Kevin, che tuttora mi sembra l'ipotesi più convincente, perché da un lato c'è il progetto documentato dei Pamphili di costruire una cappella a pianta centrale per le tombe del Papa ed altri membri della famiglia, dall'altro lato c'è il disegno del Cortona con la tomba del Papa Pamphili e due altre tombe, cioè un mausoleo familiare. Bisogna tener conto che dopo il ritorno da Firenze nel 1647
Cortona lavorava nella chiesa nuova, faceva le fresche nella cupola e poco dopo affrescava la galleria del Palazzo Pamphili. È ovvio che conosceva le intenzioni dei Pamphili e il progetto del Borromini. Non c'è un rapporto più evidente, che totalmente manca con San Luca e Martina. No, scusi. Adesso non basta constatare che Cortona ha presentato un progetto in concorrenza con Borromini e che ambedue progetti sono rimasti su carta. Bisogna chiedersi perché sono rimasti su carta e perché hanno fatto i Pamphili una scelta diversa. In altre parole, che cosa avrebbe significato un progetto di questo tipo, cioè una cappella quasi autonoma come mausoleo per il Papa e la sua famiglia, aggiunta a una chiesa maggiore nel centro di Roma? Certo, i prototipi sono le Cappelle Sistina e Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore, costruiti da Papi Sisto V e Paolo V, che con le cupole a tamburo appaiono quasi come edifici indipendenti ai lati della chiesa. Nell'interno invece sono parti integrali aggiunte ai navi laterali e non sono cappelle familiari, poiché contengono solo tombe dei papi e dei predecessori che l'hanno creati cardinali, cioè Sisto V, Pio V, Paolo V e Clemente VIII. Il progetto per la cappella Pamphili presso la Chiesa Nuova sarebbe andato un passo decisivo più oltre queste convenzioni, divenendo paragonabile alle cappelle principesche. Cappella dei Principi a Firenze, per esempio, e naturalmente la Cappella dei Valois a Saint-Denis, in Francia. Infatti, sarebbe divenuta questa cappella alla Chiesa Nuova per i Pamphili, sarebbe divenuta una manifestazione della famiglia, cioè della dinastia, piuttosto che l'esaltazione del Papa. Questa nozione della dinastia implicava il fenomeno del nepotismo, che allora era molto dibattuto. Il Papa Pamphili aveva appena accusato la famiglia del suo predecessore Barberini dell'eccessivo nepotismo e sebbene lui stesso non era in grado di mettere fine a questa istituzione papale, suo successore Alessandro VII introduceva considerevoli limitazioni finché più tardi nel 600 Innocenzo XI o Descalzi aboliva il nepotismo in tutto. Durante questo processo di trasformazione politico-sociologico, un mausoleo per una famiglia papale sarebbe stato tutt'altro che opportuno, anzi invierebbe un segnale sbagliato. Ovviamente gli architetti non si sono accorti di queste trasformazioni, i loro progetti erano fuori strada. Grazie.